Come ogni sabato siamo all'attesissimo momento del TG Itinerante. Il nostro viaggio nei meravigliosi borghi campani fa oggi tappa con Francesca Ghidini a Serra Mezzana, nel Cilento, lo scrigno della memoria. Francesca. Buon pomeriggio da Serra Mezzana. Qui ogni famiglia ha un suo orto, lo vedete, appena 350 abitanti. È il paese campano con il minor numero di abitanti. È stato definito scrigno della memoria, ma anche paese del silenzio, perché nel silenzio si ascolta la natura. La signora Laura di Milano ha sposato un avvocato di Serra Mezzana, tutte le estati viene qui, ma si è innamorata prima del marito o del paese? Ah, devo dire di entrambi. Un po' di più del marito, comunque Serra Mezzana è davvero un posto magico, le persone sono stupende, il panorama è meraviglioso, il silenzio soprattutto è meraviglioso e quindi un posto assolutamente da consigliare per le vacanze. Qui a Serra Mezzana sono stati girati ben 5 film. Uno si chiama Il segreto di Serra Mezzana di Nadia Baldi, un po' surreale, vediamone un pezzettino. Ma chi sti parte? Non potete essere successo niente di male a vostra figlia. Starà in giro. A tutti quelli che vengono qua, studiano cellulare e cancellano tutti i pensieri che te non ne pagava. Senta, mi scusi, guardi un po' questa foto per favore, mi dica, lei ha per caso visto questa ragazza? È certo, Biancaneve, che è un lampo la fulmini che le prende un accidente. Non ho mai visto niente di più spettacolare. Il Cilento è una favola da raccontare. Appena saputo che esiste un sentiero delle sirene, non ha capito più niente. Mi ha fatto piacere averla conosciuta, sì. E a quanto pare lei non ama le favole, vero? Il mio cuore si è spezzato, signora mia. Si è ridotto in polvere, in briciole, in brandelli, in frantumi. Guardi, lei si trova nel posto ideale per guarire. Questi posti mi hanno fatto innamorare come se fossi un ragazzino di 15 anni. Poi incontro pure Biancaneve. Si chinò su di lei e delicatamente la baciò sulle labbra. Ma lei è Lello Arena? No, io sono il principe azzurro e lei è la mia Biancaneve. Senta, odio chi mi sveglia mentre sto dormendo. La saluto. Guardate che bello questo centro storico di Serra Mezzana. E guardate anche quanta gente è venuta ad ascoltarci, a guardarci. Manuel De Tommaso è un operatore turistico. 150 posti per i turisti visitatori che arrivano qui tutto l'anno. Sì, arrivano tutto l'anno, anche d'inverno, proprio per l'aria pulita, per il verde che ci circonda, per svolgere attività di trekking, sport all'aria aperta, ed estate anche per la vicinanza al mare, che è di Acciaroli, di Agnone, che è bellissimo. Senta, normalmente quando si arriva in un paese così piccolo, così poco popolato, si pensa a un paese di anziani, dove i giovani vanno via, scappano. Lei perché ha deciso di restare e con lei tanti altri giovani qui? Io ho vissuto molti anni fuori, però ho sempre avuto il pensiero di tornare in questo paese perché sono innamorato ed è una scelta coraggiosa tornare, perché comunque devi adattarti al territorio. Diciamo agricoltura e soprattutto sì, turismo. Artigianato e turismo, sì. Accanto a me, a proposito di artigianato, guardate che belle queste opere realizzate con l'uncinetto e con il chiacchierino, che è uno strumento un po' particolare. Doriana, cosa stai preparando? Allora, sto facendo l'uncinetto. Questo tipo serve per fare delle coperte, anche dei lenzuoli per il corredo. Qui abbiamo il chiacchierino. Questo è realizzato con questo strumento particolare che arriva dalla Francia, il chiacchierino. Sì. Questa tradizione viene tramandata da nonna, mamma? Sì, nonne, bisnonne, mamme, fino ad arrivare a noi. Anche voi? Sì. Quindi anche i ragazzi si dedicano a questa attività, non è vero che sono attività tramontate. Anna Acquaviva è il sindaco di Serra Mezzana. Voi ogni anno, tra fine luglio e primi di agosto, organizzate anche un festival della legalità, della natura, della scienza, insomma qualcosa di importante. Sì, è un festival che è arrivato ormai alla quinta edizione, diretto da Ruggero Cappuccio, nel quale c'è una promozione del territorio particolare. Noi infatti abbiamo optato molto sulla cultura. Facciamo degli incontri molto interessanti che vanno dalle associazioni quali Libera, Zero Pizzo, che raccontano la loro esperienza in ambienti molto duri, quali sono appunto la Calabria, la Sicilia,
E accanto a questi ci sono artisti di fama internazionale, andiamo da Battiato, da Claudia Cardinale, da Roberto Erlisca, che raccontano la loro, dei lati della loro vita un po' meno conosciuti rispetto a quelli che normalmente noi assistiamo in televisione o in quant'altro. E accanto a me invece c'è un'altra ragazza giovanissima, Eugenia? Sì. Studentessa di giurisprudenza che invece ci parla delle meraviglie delle chiese, perché a Serramezzana ci sono ben 5 chiese, le più importanti, forse le più belle, quella di San Nicola e San Teodoro. Ce le racconti un pochino? Per quanto riguarda la chiesa di San Nicola, è stata fondata nell'undicesimo secolo ed è nata come monastero. Ha avuto il suo periodo di massimo splendore ed ha cessato di esistere come monastero, trasformandosi in parrocchia. Di rilevanza storica ed artistica all'interno di questa parrocchia sono presenti degli affreschi cinquecenteschi che rappresentano San Benedetto, San Sebastiano e la Vergine Madre. Poi c'è anche un cimitero ipogeo, cioè delle tombe ipogee bellissime che vi invito a venire a visitare, e poi la chiesa di San Teodoro. Sì, la chiesa di San Teodoro è l'unico edificio storico rilevante del paese, ha un'architettura semplice ed essenziale, e anche in questo caso vi sono degli affreschi molto importanti che rappresentano il martirio, la gloria e il processo a San Teodoro. E a proposito di chiese, qui alla mia destra c'è la chiesa di San Pietro, purtroppo chiusa perché da restaurare. Un appello proprio dal nostro TG itinerante, un appello alla curia: cercate di trovare le risorse, perché è un peccato, perché questo piccolo borgo di San Pietro è davvero un tesoro. È una meraviglia anche le delizie gastronomiche di Serramezzana. C'è tanto fiore di zucca. Signora Diana, ma pizzette fritte, pizza al forno? Sì, 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 tutte robe gelandana. C'è pizza, il seppolo calice, pizza con i fiori di zucca, pizza gelandana. Poi questa è pizza fritta con i fiori di zucca. Fritta con i fiori di zucca. Signora, che sono i molignani imbottunati. Le melanzane ripiene, i peperoni ripieni. La pizza chiena. La pizza ripiena. Senta, signora, questa è una cosa che fate proprio solo qui. La farinata. La farinata. E come si fa? Con i cavoli? Cavoli, acqua e farina di mais. Con arnesi come questo, che ha, pensate, 100 anni. 100 anni, questo mi dovete far venire per televisione, che lo voglio dimostrare. Certo, signora. E poi ancora abbiamo l'agane e ceci, la gallina ripiena, ancora fiori di zucca, il pane cilentano. E arriviamo a un qualcosa di particolare, che è il mirtola. Sì, il mirtola, la cosiddetta mortella. Vincenzo Galdi, Coldiretti. Che proprietà ha questo mirto? Il mirto è la pianta reggente della macchia mediterranea, ha proprietà terapeutica importante perché è ricca di oli essenziali, viene usata anche per l'alimentazione, se ne fanno appunto liquori, ma comunque è, diciamo, molto, per le sue proprietà è un conservante importante appunto per le mozzarelle e per i latticini in genere. E andiamo a scoprire i dolci, io ce ne sono tanti, ma mi incuriosisce questo cannolo che è fatto con una pasta, ma com'è fatta questa pasta? Una pasta lievitata. Ma la possiamo, la ricetta no? No, purtroppo, perché si tramanda di generazione in generazione. Con la crema. E con poi abbiamo questi? Sono i cosiddetti dialetto cilentano scauratieddi, che sarebbero delle zeppole cotte. Poi ne abbiamo tanti altri, ma io voglio chiudere facendovi vedere questi gelsi che, pensate, si trovano anche nel centro storico, sugli alberi del centro storico, e sono davvero buonissimi. Arrivederci da Serramezzana.